Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo subito il capitolo 1 di Chris, che ci sta facendo vedere delle cose molto interessanti all'interno del gioco, perché retreat addirittura, non let go. Quindi ci sta facendo vedere comunque delle cose molto interessanti, perché Zexen e le Grassland in generale stavano firmando un trattato di pace, solo che è successo un attacco a sorpresa che non si riesce ancora a capire bene da che cosa sia partito e perché soprattutto sia partito. È tutto molto confuso in questo momento, anche perché prima volevano la pace, poi vengono attaccati, poi vengono considerati traditori, poi... cioè, è un po' particolare sta cosa. Bruciate il villaggio, ma non fate male ai popolani. Il nostro obiettivo è quello di fare... diciamo, di far innervosire le truppe di Caraia. Sì, signore. Vedi, loro non hanno voluto far male a nessuno. Hanno semplicemente tentato di fare un'azione diversiva. E basta. Credo che dipenda da Borus e i suoi uomini il completamento di questo attacco. Facciamo la nostra parte, Luis. Sì, signora. Alcuni soldati del villaggio di Caraglia sono rimasti qui al villaggio, ma ci sono io qui a coprirla alle spalle, mia signora. È molto gentile da parte tua, Luis. Ok, quindi tutti quanti hanno lasciato e sono da sola nel party. E siamo proprio all'interno del villaggio di Caraia che... ah. Ma non posso interagire qua. Ma qua sono già tutti morti. Ma quindi loro... ah no, aspetta, ma già hanno dato fuoco a tutto? Oddio, scusa, ma chi è che li ha uccisi? Si è detto... secondo me c'è qualcuno che qui sta tirando i fili. Perché il villaggio è già a fuoco e sono tutti morti, praticamente. Il fuoco si sta diffondendo velocemente. E a causa del vento non riesco a vedere i popolani. Questa armatura, questa fodera delle armi, non può essere. Il mio caro padre? Sono quelle del mio caro padre? Eh sì. Ma come... e ora qui è dove c'è Lulu. Riconoscerei questa armatura da battaglia ovunque. È quella di mio padre. Questo significa che è stato ucciso da dei Caraia? Qui, nelle loro terre? Ma com'è possibile? Se qualcuno lo ha disonorato... questo villaggio... faremmo meglio ad andarcene. Fate attenzione, milady! Oh! Ecco. RIP Lulu. Questa è un'altra scena che, ahimè, abbiamo visto. Che cosa era? Era un semplice ragazzo.
No, Lulu, no. Va bene, questo l'abbiamo già visto. Perché? Perché è dovuto succedere questo? Io ero andato a Zexen per fermare questo. Ma non avete avuto il mio messaggio, perché? Io non volevo. Perché? Ti chiedo il perché. Non sapevo che fosse un bambino che mi stesse attaccando. Dice, questa è una bugia. È così facile mentire per voi. No, non è vero. Facciamo in fretta, capitano. I rinforzi dei nemici arriveranno presto. Mi dispiace, ragazzo. Come sospettavo, le armi dei, cioè le truppe dei Caraia si stanno avvicinando. Andiamo al villaggio vicino e uniamoci a Borus. Ok, si sono riuniti tutti quanti al party. Va bene. No, non mi fa andare di là. Ok. Oh. Unexpected questo. Madonna, non fa un cazzo di danno. Però noi subiamo pochi danni, fortunatamente. Madonna. Minchia, con la runa non fa danni, però il resto sì. Ah, elmo damaggiato. Minchia, new chainmail. Malla, anzi, sarebbe armatura di... Come mai tutti questi combattimenti? Cioè, oddio. Sono scriptati o no? Ok, mega medicine, perché io sto andando da questo lato, però vedi, ogni volta che avanzo mi appaiono. No, ok, era giusto andare di qua. Ah, e quindi ora sbloccheremo. Ma che dia... Chi ha fatto questo, Salom? Potrebbero essere stati Borus e i suoi uomini? No, non avrebbero fatto una cosa del genere. Riunisci i nostri uomini immediatamente. Dobbiamo ritirarci. Questo mi ha fatto infuriare. Va bene, mia signora. Com'è potuto succedere? Perché lui comunque aveva detto soltanto di dare fuoco al villaggio senza però fare del male alla gente. Quindi... Com'è possibile che abbiano fatto del male, cioè abbiano sterminato praticamente tutto il villaggio?
Dice, sono stati tutti quanti, diciamo, recuperati? Dice, sì, abbiamo messo quelli infortunati. Sì, abbiamo collocato, diciamo, quelli infortunati. 50 uomini, con i loro cavalli sono scappati. Stiamo cercando i cadaveri, i corpi, nelle zone delle grassland dopo che ci siamo ritirati. Miriam e Lancet sono stati uccisi. Come immaginavo, capisco. È colpa mia. Avrei dovuto vedere attraverso i loro piani, sarei dovuto stare più attento. Adesso sappiamo che sono loro i bugiardi e non gliela faremo passare liscia. Quindi chi voleva effettivamente far scatenare la guerra ci è riuscito, perché adesso è tutto un casino qua. Cioè, bisognerà trovare poi il vero colpevole, ed è secondo me lì che poi si uniranno tutti quanti insieme, perché troveranno il vero cattivo, il vero colpevole di tutto sto casino e gliela faranno pagare. Buongiorno, Milady. Tutti quanti hanno appena finito la loro colazione. E tu? Ok, quindi. Allora, penso che comunque dobbiamo uscire. Qui non c'è nulla da fare. Allora sì, credo che dobbiamo uscire. Però non so se dobbiamo uscire da sopra o da sotto. Forse da sopra? Visto che tecnicamente dovremmo tornare verso le zone di Zexen. Infatti. Ah no, qua ho preso il cavallo perché sono praticamente fuori dalla città. Ah, quindi lei ha automaticamente il cavallo quando esce. Vabbè, sicuramente non mi faranno uscire a sto punto. Mi diranno tipo, ah no, devo andare con gli altri. Invece no, mi fanno uscire. Ma c'è sicuramente qualcosa che devo fare. Ecco, dovevo andare forse qua? Sì. Nella stanza di... Esatto. Quindi non hai idea di chi abbia progettato questo massacro, Borus? No, assolutamente no, lo giuro sulla mia spada, signore. Borus, io credo nella tua parola e ti scuso e mi scuso per aver sospettato di te. Spero che tu possa perdonarmi. In tutta quella confusione è stato difficile avere un quadro chiaro della situazione di quello che stesse accadendo. Imperdonabile. Non possiamo permettere che delle voci così selvatiche possano diffondersi e causare agitazione non necessaria. Tante scuse, mille scuse, signora. Non dovremmo azzannarci la gola tra di noi. Stiamo soltanto speculando. Sì, è comprensibile. Milady, io... Borus, so che tu non menti. Potresti mai... No, mia signora, lo giuro. Mia signora, c'è una convocazione dal concilio riguardante gli avvenimenti di ieri. E ovviamente della cancellazione del trattato di pace. Bene, bene, le notizie viaggiano in fretta. Va bene, andrò con Borus e Luis. Salom e Roland, voi rimanete qui e tenete gli occhi aperti per qualsiasi movimento da parte dei popolani delle Grassland. Come desidera, mia signora. Ah, che sollievo.
Non mi interessa particolarmente, non sono interessato particolarmente a ciò che succede in capitale. Mi scusi, mi devo preparare per il viaggio. L'aspetterò al cancello. Lui giustamente si è un po' offeso comunque perché sono stato troppo duro con Boros. Giustamente, ecco perché noi poi li rincontriamo qui a loro. Perché loro giustamente sono rimasti qui per ordine di Chris. Infatti, noi Chris qui non la troviamo. E neanche Borus. Però, coso? Thomas consegna il messaggio lì a Salom. E quindi lui è rimasto qui appositamente. Signora, abbiamo sentito di Miriam e Lancet. Se solo fossimo ritornati al castello di Brass più velocemente, avremmo potuto salvare i nostri uomini. Che peccato. Dei cavalieri molto buoni, diciamo. Se non avessi perso tempo con quel topo. Quale topo? Niente, è una storia, diciamo, è una storia spicciola. Lord Leo non riesce ancora a capacitarsi di aver perso contro un roditore, che era Hugo in questo caso. Perché giustamente lui stava inseguendo Hugo, ha fatto, diciamo, tutto quel casino con Hugo e quindi ha perso tempo. Ecco qua. Milady, siete pronta? Vedi, can you wait for a moment? Secondo me, lei poteva iniziare il reclutamento di alcuni personaggi, solo che non si vedono perché io li ho già reclutati con Thomas. Secondo me, tu con i vari personaggi puoi reclutare la gente e in base a chi recluti, magari sblocchi delle cose diverse. Sono pronta, possiamo andare? Mi sta venendo sto sospetto che io possa reclutare più cioè possa reclutare gli stessi personaggi, però con gente diversa. Borus. Non vi preoccupate per me, starò bene. Certo, giustamente lui ci è rimasto male, secondo me. Si vede che comunque ha sofferto questa cosa, perché... Cioè, perché si è sentito colpevolizzato di un qualcosa che non ha fatto, quindi... Ci è rimasto male. Sicuramente ci è rimasto male. Ecco, vedi, ora lui è rimasto... Si è messo lì dove l'abbiamo incontrato noi le altre volte. E possiamo andare. Perché questi sono tutti personaggi che saranno comunque reclutabili o in generale sono reclutati da Chris. Si recluteranno automaticamente quando poi Chris... Farà parte, diciamo, della nostra alleanza, della nostra formazione. Addirittura hanno fallito la fuga? Ah, guarda chi c'è! Quello che abbiamo incontrato. Master Fred, per favore, facciamo una pausa. Mister Fred. Ancora non riesce a capirlo, Rico. Se ci riposiamo anche per un momento, il male prevarrà. Non dimenticarlo, ragazzo. Non lo dimentico, veramente. Mi fa la stessa domanda ora? State cercando qualcosa? La tua armatura. Suppongo che tu sei un cavaliere di Zexen. Sì, hai ragione. E tu chi saresti? Ah, permetta di presentarmi. Sono Fred Maximilian, capitano dei Maximilian Knight, al tuo servizio. Fred Maximilian? Ma è tipo il figlio o qualcuno di un parente di Maximilian di Shuikoden 2? Ah, ecco, sono venuto qui.
Sono venuto qui sotto, diciamo, sotto indicazione di mio nonno, cioè diciamo, no, sotto indicazione, per seguire il desiderio di mio nonno, per continuare il desiderio di mio nonno, di sconfiggere il male. Vorrei imparare qualsiasi cosa da chi possa aiutarmi. Sono Chris Lightfellow, dei Zacks and Knight, piacere di conoscerti. Che cosa intendi conquistare il male? Tu, Borus, sai qualcosa? Ma ho paura di no, Milady. Sembra che chiami se stesso Firebringer ed è un padrone. Ah, il suo padrone viene chiamato Flame Champion, un ex cavaliere che ha attraversato queste terre dal lato cattivo. Il Flame Champion. Stai parlando di vecchi tempi. Ho sentito soltanto parlare di questo Flame Champion da mia nonna quando ero un bambino. Quando Lord Borus era un bambino. A che stai pensando, Luis? No, niente, signore. Mi dispiace, ma non possiamo esserti tanto d'aiuto. Va bene, mi dispiace di avervi importunato. Rico. Sembra che praticamente non abbiamo tracce. Andiamo ancora verso nord. Sì, signore. Ma potremmo riposarci per un paio di secondi. Andremo via allora. Buon viaggio a voi. Sì, re, aspetti. Un minuto, arrivo. Mi aspetti. Spero che tu possa trovare ciò che cerchi. Vedi, lui l'abbiamo incontrato anche. Ale. Ok, siamo arrivati alla capitale. Che divertente. Quando abbiamo lasciato questo posto l'altro giorno non avevo idea che sarei tornato così che sarei tornata così presto. Lady Chris, tu vivi qui? Non ti preoccupi della capitale? Sì, Luis. La città è un piccolo, diciamo, è un piccolo piacere, un piccolo momento. Ti senti più a tuo agio, ti senti più a casa sul campo di battaglia? Non riuscivi ad essere, non riuscivi a stare al tuo agio con tutti quei ruffiani al castello di Brass. Sai, effettivamente non era così male. Questa è la nostra dea del campo di battaglia. Siamo fortunati, diciamo, siamo stati benedetti con continua buona fortuna in combattimento. Oh, Borus. In ogni caso, questa convocazione. Sì, questa convocazione. So che sarò, diciamo, condannata e non potrò evitare la punizione. Dannazione. E se il concilio sapesse di tutto ciò? Non dire niente, Borus. Cioè, se fosse stata una cosa organizzata dal concilio, esattamente quello che ho pensato anch'io. Perché quella frase che lui ha detto dice: gli eroi vengono definiti tali solo. Se appunto muoiono nel campo di battaglia, no? Quindi in the battlefield. Sta roba è un po' particolare. Quindi adesso dobbiamo raggiungere il concilio, no? Va bene, andiamo. Ecco qui, Lady Chris, mi si faccia accompagnare da questa parte. Per favore, attenda qui. Le porteremo tutto quanto non appena sarà pronto. Non appena saremo pronti. Molto Giovanna d'Arco lei comunque. Dice per Dindirindina, dice ancora una volta, sono loro che mi convocano e sono io quella che devo aspettare. Ecco, quella è la dea.
la sua rabbia nei confronti di Boros e di tutti gli altri cavalieri dovrebbe significare qualcosa per me? Dovrei mettere in discussione la mia dedizione e la volontà di proteggere Zexen? Ah, vedi? No. So che questa è una delle facce della, diciamo, della scelta che ho fatto di diventare un cavaliere. Io sono un cavaliere di Zexen. Cioè, vabbè, nel senso, ancora e ancora. Siamo pronti per riceverla. Da questa parte, madame. Vi ringrazio. C'è qualcosa che non va? Dici no, tutto a posto. No, la ringrazio. Ero soltanto assorta dai miei pensieri. Assorta nei pensieri? Sì, stavo pensando a quello che potrei fare per Zexen. Oh, sicuramente le sue gesta sono più importanti e dedicate a Zexen di quello che pensa. Lo apprezzo. Volete che io muova il mio, diciamo, le mie armate nelle Grassland? Esattamente. Esattamente, lo vogliamo, cioè, we do. Ma qual è il punto di, diciamo, di scatenare, diciamo, un conflitto con quelli di Grassland? Noi siamo i cavalieri di Zexen. Perché i cavalieri di Zexen devono essere sempre portati in battaglia? È stato il nemico per prima che ha, diciamo, ha strappato, comunque non ha rispettato l'accordo, non è così? In questo caso le negoziazioni sono state praticamente spostate, ecco tutto. Abbiamo bisogno di abbastanza tempo, che i cavalieri di Zexen ci possano offrire in modo tale che noi possiamo in un qualche modo rafforzarci. Adesso noi abbiamo nominato te come capo dei cavalieri, Lady Chris. Ho sentito che hai bruciato un villaggio dei Caraia, uno dei sei clan delle Grassland. È stato abbastanza, diciamo, intraprendente da parte tua ed è stato fortemente ben apprezzato. È stata la mia unica soluzione. Dovevo proteggere i nostri cavalieri. Tutto fa brodo per, diciamo, incrementare la reputazione della Dama d'Argento che ha salvato le sue truppe dai danni e dallo sterminio dei villaggi barbari. Questo rumor andrà lontano e sarà ascoltato dal Regno di Armonia e dell'Alleanza. Non cerco gloria, non è quello che mi interessa. L'attacco al villaggio dei Caraia è stato soltanto un mezzo per salvare i miei uomini. Non è stato un atto di coraggio. Oh, non essere così modesta. Abbiamo apprezzato quello che hai fatto e appunto ci stiamo complimentando. Ti sei posta davanti ai barbari e ti sei presa praticamente il titolo di White Hero, di eroe bianco. Non riesci a vedere che questo stato di confusione tra le forze di Caraia ci offrono una grande opportunità?
Il nostro compito è proteggere Zexen e le loro terre. Se il Concilio ha intenzione di invadere un'altra terra, allora che lo facciano con i loro uomini. Indebolendo le forze di Grassland, dovremmo assicurarci la forza di Zexen, non sei d'accordo? Ma farò in modo che questa sia una decisione che verrà presa dal concilio stesso. Ma questa potrebbe comunque essere una richiesta del concilio, e il tuo dovere di capitano è quello di ovviamente servire. Cioè il tuo dovere di cavaliere. Possiamo dare per scontato che ritornerai immediatamente al castello di Brass e comincerai le operazioni, capitano? Sì, signore. Permettetemi di ringraziare la Dea per averci dato l'occasione di riunirci qui oggi. Lei però, vedi, sta mettendo in dubbio un po' come Matilda, come i cavalieri di... No, sì, come i cavalieri di Matilda, no? Con Miklotov e Camus, che poi hanno abbandonato, diciamo, il loro dovere di cavaliere per unirsi. E qui secondo me succederà la stessa cosa. Lei, insieme a tutta la sua combriccola, si uniranno a Thomas, che appunto rappresenterà, diciamo, la giunzione tra tutti quanti, e permetterà comunque di poter sconfiggere il vero nemico. Milady, com'è andata la convocazione? Mi hanno ufficialmente promosso come capitano per aver bruciato il villaggio dei Caraia, e per celebrare questa promozione hanno deciso di attaccare il clan delle lucertole. Oh, quindi stiamo partendo per il castello di Brass immediatamente? È troppo tardi per viaggiare oggi. Riposatevi e ci muoveremo alle prime luci. Sì, Milady. Lasci che l'accompagni a casa. Quindi devo ritornare a casa. Allora, diciamo che c'è tanto dialogo in questo Shuikoden, eh? C'è molta più trama, molto più... c'è molta più trama, molto più roba rispetto agli altri, forse. Buonanotte, Lady Gris. La chiamo domani nelle mattinate? Non c'è bisogno, ma grazie Boros. Prenditi cura di te stesso e non bere troppo al locale stanotte, o dormirai o ti addormenterai. Puoi contarci. Sarò in perfetta forma. Ora forse mi dice il maggiordomo che mi hanno portato il pendaglio di suo padre, perché io gliel'ho portato il pendaglio del padre, no? Bentornata a casa, Lady Gris. Il bagno caldo è già stato preparato. Avrei dovuto contattarti prima, ma sono stata chiamata, diciamo, soltanto di recente. Non si preoccupi, Milady. Noi siamo sempre qui pronti per servirla, qualsiasi cosa le necessiti. Ah, sono terribilmente stanca. Se non è di troppo disturbo, potrei rubarle un paio di minuti, signora? Certo, che è successo? Di cosa hai bisogno? Madonna, lei è bellissima comunque. Lady Gris, ecco, forse mi dice... Eccolo, vedi? E ora lei sa che gliel'ha dato lui, no? Ma questo pezzo di armatura è... Sì, Milady, apparteneva alla famiglia di Lightfellow e... Lo è, apparteneva al mio caro padre. Così come ha detto lei, Milady. Dove l'hai trovato? Un ragazzo delle Grassland me l'ha portato qui durante la vostra assenza. Non vi preoccupate, è stato pagato per i suoi sforzi. Un ragazzo delle Grassland. Ecco. Qua ora si inizia a fare 2 più 2. Ah, è finito il capitolo.
Allora, Thomas ancora non posso andare avanti. Potrei andare avanti con Hugo al capitolo 3. Però a questo punto io direi che continuerò con Chris. Perché così li porterò tutti allo stesso livello. Ecco, vedete, ci sono anche i capitoli di intermezzo. Ecco, Geddo. Lui non ho idea di chi sia e che cosa c'entri in tutto questo. Quindi lui lo lascerei alla fine. Perché secondo me lui potrà fare luce su tante altre cose, secondo me. Anche perché, vedete, cioè l'intersezione tra Chris e Geddo mi sbloccheranno questo capitolo, che non so di chi sia. Mentre invece l'interazione tra Geddo e Hugo mi sbloccheranno questo capitolo, che potrebbe comunque essere di Thomas, però non si sa, potrebbe essere di qualcun altro. Ok, allora io direi che per il momento è tutto a questo punto, così lo salvo e poi continueremo dalla prossima volta con il capitolo 2 di Chris. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!